Le buone pratiche didattiche rischiano il più delle volte di rimanere nascoste nelle singole classi o nelle singole scuole, senza un canale di scambio e confronto tra queste. Tante scuole invece possono vantare buone pratiche che aspettano solo di essere conosciute dalla collettività. Metterle in mostra vuol dire non solo riconoscere a quella scuola e a chi la pratica professionalità e impegno per l'innovazione, ma soprattutto propagare nella comunità scolastica l'idea che la scuola di qualità sia già realtà anche in provincia di Benevento. Questo è lo scopo di Open Didactics, che ha la finalità di creare una possibilità di scambio di esperienze, idee e risultati riguardo le pratiche didattiche innovative, alternative e inclusive. L'evento si è svolto presso il liceo Enrico Fermi di Montesarchio e vi hanno preso parte scuole statali di ogni ordine e grado della provincia di Benevento che hanno sperimentato pratiche didattiche innovative, alternative e inclusive di particolare rilevanza, con una propria rappresentanza di docenti ed alunni che hanno presentato proprio loro il progetto didattico attuato o ancora in corso e i risultati ottenuti con le eventuali problematiche evidenziate. Su questa bella esperienza abbiamo ascoltato il preside dell'Istituto Giulio Di Cunto e la dottoressa Monica Matano, dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Noi oggi organizziamo la giornata Open Didactics che si situa nell'alveo della Giornata Nazionale della Scuola, quindi noi abbiamo organizzato questo incontro delle scuole della provincia che ci sono venute a raccontare alcune buone pratiche che loro hanno messo in atto, sia scuole di base, sia scuole superiori presentano delle attività che hanno realizzato. E le presentano i ragazzi, questa poi è la cosa importante perché mettiamo appunto come è giusto che sia i ragazzi al centro del nostro interesse. Preside, buone attività proprio per rispondere, diciamo, alla sfida sempre più dura della modernità, del mondo, della collocazione appunto nel mondo del lavoro. Avete aperto anche diverse esperienze per quanto riguarda scuola e lavoro. Sì, allora, un difetto della scuola italiana è quello di comunicare poco all'esterno le cose che si fanno, perché poi, con tutti i difetti che possiamo avere, noi lavoriamo tutti i giorni con i ragazzi e si producono un sacco di cose interessanti. Quindi questa poteva essere nell'intenzione, è quello di far conoscere un po', ripeto, non abbiamo la pretesa di essere esaustivi, far conoscere un po' delle cose che si fanno. L'alternanza scuola-lavoro è stata con la legge 107 resa obbligatoria anche per i licei e un po' tutti la stiamo interpretando in modo da far fare delle cose di senso ai ragazzi. Per esempio, un gruppo di nostri ragazzi, insieme con la guida della società Baccarà Eventi, sta facendo alternanza scuola-lavoro come gestione di eventi e per cui l'allestimento della sala, per esempio, è stato fatto ieri dai nostri ragazzi, cercando appunto di fare in modo che tutte le occasioni possibili siano occasioni di crescita per loro. Occasione di crescita, ma si guarda anche al di fuori dei confini. I vostri ragazzi girano l'Europa. Ah, quello sì, noi abbiamo quattro progetti Erasmus, per cui praticamente ogni mese qualcuno parte o qualcuno arriva. A dicembre ospiteremo per una settimana un gruppo di studenti spagnoli e un gruppo di studenti inglesi. Mentre già adesso abbiamo due ragazzi nostri che stanno per 3 mesi in Spagna e a casa loro vivono e frequentano al posto loro la scuola due ragazzi spagnoli. E, insomma, sono sicuramente belle esperienze che serviranno a costruire un'identità europea, insomma, cosa di cui noi abbiamo sempre più bisogno, perché abbiamo bisogno di far crescere i ragazzi con l'idea che sono cittadini del mondo. I ragazzi che raccontano varie esperienze didattiche, è davvero una bella giornata di apertura per la scuola. Sì, è una giornata importante perché si sa che le scuole rappresentano il luogo ideale dove nascono, crescono e si sviluppano e realizzano le idee, però è importante affinché si inneschino dei meccanismi veri di innovazione, che queste idee, oltre ad essere create, vengano anche condivise e partecipate, affinché vadano a beneficio non solo della singola istituzione scolastica, ma di tutto il sistema. Dottoressa, è una scuola davvero che diventa sempre più interessante, che interessa, diciamo. Sì, sappiamo che l'innovazione all'interno dell'istruzione è ormai, diciamo, uno dei cavalli di battaglia.
non solo del sistema istruzione, ma addirittura del sistema paese e del sistema Europa. Abbiamo penso alla strategia di Lisbona, l'Europa 2020, che vedono proprio nell'innovazione dell'istruzione una delle leve per consentire il miglioramento dell'economia europea. E anche il Ministero chiaramente si fa carico, diciamo, accoglie questa sfida di innovazione del sistema istruzione e quindi, diciamo, si proietta molto in iniziative di vario genere, tra cui penso ad esempio al Piano Nazionale Scuola Digitale, che è di recente attuazione. Tutti gli istituti sono una specie di vasi comunicanti sia a livello provinciale, regionale, nazionale ed anche europeo. Sì, sì, e questo è possibile nella misura in cui si condividano questa best practice a livello provinciale e poi a livello interprovinciale.